intanto vi do il benvenuto e un grazie per aver aderito e partecipato a questa breve piccola cerimonia, per me però molto significativa e molto importante. Ringrazio in modo particolare, perché liberamente l'ho obbligato e costretto a venire, a Don Flavio, superiore generale. Io non ho una voce potente, spero che mi sentiate. Volevo ringraziare Carla e Gianluigi Berri, perché loro sono sempre stati molto accoglienti. L'accoglienza è il tratto distintivo di questa famiglia. Ma prima di continuare a parlare di Carolina Feltri, forse sarà il caso, è qui che ogni tanto fa capolino, è meglio che procediamo allo scoprimento e alla benedizione e poi proseguiamo così, raccontando un poco qualche cosa per rivivere di questa storia e di questi valori che ci fanno bene ancora oggi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signor nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento che mettiamo in onore l'immagine di mamma Carolina, mamma di San Luigi Orione. Questa immagine ci ricorda una storia santa, una storia di divina provvidenza scritta dal Signore anche in questo luogo benedetto. Venerando e guardando a questa immagine, siamo chiamati ad elevare lo sguardo al Signore Dio, Padre buono e provvidente, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Mi è stato detto che questa epigrafe, questa memoria incisa su un legno e un tronco, che albero voi sapete bene, pioppo. No? Il tronco di un pioppo abbattuto dal vento. Ecco, abbattuto dal vento, perché qui si rispetta molto la natura, gli animali, le piante, mai si sarebbero sognati di abbattere soprattutto una pianta. Portafoglio. Hanno tagliato una fetta del pioppo per scriverci in questa casa l'11 dicembre 1833. Nacque Carolina Maria Antonia Carolina Feltri, mamma di San Luigi Orione.